Un caro saluto a tutti gli amici del canale. Oggi vediamo una prova comparativa dedicata all'inchiostro Kaweco Pearl Black, ovvero nero perla. Per questa prova utilizzerò tre penne: la Kaweco Percheo con pennino fine, la Kaweco Sport con un pennino extra fine e una Jinhao 992, anch'essa dotata di pennino fine. Allora, incominciamo dalla Sport, quindi Kaweco. Iniziamo con la prova di scrittura. Questa ovviamente è la Sport, quindi vediamo la scrittura rovesciata. Vediamo adesso decisamente inchiostra abbastanza bene. Passiamo adesso alla Percheo. Scrittura rovesciata decisamente male, però direi che inchiostra abbastanza bene. Passiamo adesso alla terza penna, ovvero una Jinhao 992. Allora, diamo con inchiostra, decisamente bene. Proseguiamo adesso la nostra prova di scrittura scrivendo alcuni versi di Dante Alighieri. Allora, cominciamo. Sono versi del famoso canto numero 3 dell'Inferno. Allora, ed io che riguardai vidi un'insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna. Allora, questi primi tre versi sono stati scritti con la Kaweco Sport. Bene. Passiamo adesso a scrivere altri tre versi con la Percheo. Quindi, e dietro le venia
così lunga tratta. Di gente chi non avrei creduto che morte tanta. N'avessi disfatta. E questa è la Percheo. Vediamo adesso le ultime tre terzine, come si comporta la Ginao 992. Allora, Poscia, Kyo, Webby, alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto. E questi tre versi sono stati scritti con la Ginao. Beh, colui che fece per viltà il gran rifiuto, sappiamo tutti che è riferito al Papa Celestino V, il quale, dopo essere stato eletto Papa, diede le dimissioni dopo pochi mesi, quindi rinunciò alla carica di sommo pontefice. Bene. Dopo aver visto la prova di scrittura di queste tre penne stilografiche, siamo arrivati alle nostre conclusioni. Allora, per quanto riguarda la Sport, devo dire che rispetto alle prove fatte in precedenza con altri inchiostri, tra cui il blu della Kaweco in cartuccia, la Sport inchiostra abbastanza bene, però continua ad avere sempre quel pennino che gratta, a essere poco scorrevole e ad avere il solito feedback che a mio parere trovo eccessivo. Anche la Percheo purtroppo continua ad essere poco scorrevole, ha un feedback abbastanza accentuato. E purtroppo un'altra nota negativa, come potete vedere, benché questa penna sia alimentata con il suo converter originale, purtroppo c'è la presenza dell'inchiostro proprio sulla parte dell'alimentatore, quella proprio vicino al pennino, quindi questo vuol dire che con questa tipologia di inchiostro la penna tende a perdere un attimino e quindi a bagnare forse un pochino fin troppo il pennino. La Ginao 992 invece inchiostra bene, c'è niente da dire. Ginao sempre trovato dei pennini che inchiostravano poco ed erano poco scorrevoli, con questo inchiostro invece inchiostra bene, presenta un bel tratto pieno e una buona scorrevolezza. Strano a dirsi, tra le tre secondo me quella che scrive meglio è la Ginao. Non avrei mai immaginato che una Ginao potesse scrivere meglio
due caweco, vabbè, comunque queste sono mie, sono considerazioni puramente personali. Bene, cari amici, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per le notifiche. Un caro saluto a tutti dal Pellicano.